Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale. Andiamo subito a vedere quello che è successo ieri. Quindi il commento alla partita Pisa-Reggiana, svoltasi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Conetani. Primo tempo imbarazzante, sicuramente imbarazzante. Io ieri con Matteo ho fatto il terzo tempo, visto che già qualcuno ha commentato. E io appunto aspettavo questo bene, perché fondamentalmente è stato detto e ribadito che il primo tempo è stata veramente una cosa inguardabile, secondo il mio punto di vista. Poi tanti errori difensivi, ma oramai quando è che... Vabbè, quindi il mister Aquilani ha sicuramente messo, a parere mio, una formazione che non ha reso quello che poi andremo a vedere nel secondo tempo ha reso. Ma andiamo subito a dare una valutazione ai giocatori. Nicolas, 4,5 Nicolas, perché non è proprio giornata per lui. Al di là del... non si intende con Canestrelli sul secondo gol, pasticcia sulla rete di Antiste, poi annullata. Ma il discorso qual è? Poi andremo a vedere che comunque anche sul secondo gol c'è sicuramente un fuorigioco attivo, ma non rilevato dal VAR. Comunque secondo me era la rete da annullare, anche la seconda da Reggiana. Comunque sia, vabbè, è andata così, io me la sono vista e rivista, e secondo me è così. Poi il braccio era largo, quindi rete annullata giustamente da parte di Gondo, e poi niente, mano per rigore per noi, mano netta. Quindi questo per quanto riguarda il VAR. Quindi Pisa sicuramente da questo punto di vista, sotto questo punto di vista, secondo me non ha rubato niente a nessuno. Barbieri 6, fa il compitino Barbieri, fa il compitino, ma non mi è piaciuto proprio, mi è piaciuto il giusto. Al 46esimo, quindi nel corso della ripresa, Aquilani vede bene di mettere dentro Calabresi, 6,5, bravo, perché si propone in avanti con buona continuità, seminando scompiglio nella difesa, molto molto bene. Caraccio ieri 5, commette diversi errori, concedendo troppo spazio all'avversario. Non mi è piaciuto niente ieri Caracciolo. Canestrelli 5, commette anche lui diversi errori in fase di impostazione, si fa sorprendere in occasione del secondo gol. Purtroppo ieri non è andata come doveva andare in difesa. Va bene. Esteves 6,5, perché è propositivo, recupera un po' di palloni interessanti, ma non solo, si porta spesso nella metà campo avversaria creando scompiglio anche lui, quindi bene Esteves. Marin 6,5, smista tantissimi palloni per i compagni, ha fatto una discreta partita. Nagy 5, si vede poco e niente, inconsistente praticamente. Da 46esimo entra D'Alessandro, 6,5, perché il suo ingresso dà nuova spinta, nuovo verve, nuova spinta propulsiva, e quindi un bel cambio di marcia dato appunto da D'Alessandro. Tramoni 6, fa soffrire parecchio Marcandalli davanti con i suoi spunti, sulla destra. Poi dall'81esimo Torregrossa 6,5, nonostante abbia giocato 10 minuti, sono stati 10 minuti fondamentali, perché ha proposto un preziosissimo assist per Bonfanti che pareggia. Valotti 7, al di là che ha realizzato la rete su dischetto, che poi non è mai facile battere un calcio di rigore, secondo me non è mai facile, che sembra che, ma non è facile, quindi bravo Valotti, e poi crea sempre scompiglio nella difesa avversaria, quindi bene. Al 46esimo entra Arena bene, 6, perché apporta velocità alla manovra in avanti, quindi bene. Mlakar 5, ovviamente non si vede, non è incisivo, niente, non si sa che dobbiamo fare, metterlo di punta secondo me, esterno forse sarebbe stato meglio, ma non risolvi. Quindi Moreo non è più la punta oggi, no, è stato messo, diciamo così, laterale, ma
parte con tanta voglia di fare, ma è sempre il solito Moreo, insomma, inutile star qua, è quello, e quindi cioè, 5, vabbè, 5, d'accordo, tanto 4 e mezzo, 5, non cambia, cioè, nel senso, la sostanza di questo giocatore è quella, è inutile che, insomma, l'ho detto e lo ripeto, oggi lo dico per l'ennesima volta, batti l'acqua nel mortaio, punto. Dal 67esimo è entrato Bonfanti, lo squalo, 7, non solo perché abbiamo visto le movenze di un attaccante quali sono, perché a Pisa è una vita che non si vede, eh? Quali sono le movenze di un attaccante, quindi Bonfanti 7 perché ha preso palla, si è girato e ha segnato. Poi è andato vicino al raddoppio e poi ha tirato una... Insomma, voglio dire, in una ventina di minuti scarsi, sto ragazzo abbiamo visto già di che pasta è fatto. Speriamo che non venga rovinato da Aquilani o Corradi, vari, insomma, eccetera, eccetera. Quindi speriamo che non venga rovinato sto ragazzo, perché se no... Questo ragazzo ha del talento, veramente del talento. Io ero dubbioso, dico la verità... Ero dubbioso perché, insomma, sai, questo ragazzo mi è piaciuto fin da subito. Quindi, ma non perché ha segnato, cioè prendere un pallone e giocarlo in quella maniera e segnare in quel modo, secondo me ha veramente del talento. Quindi speriamo che la società, oltre a aver fatto, diciamo, spero per la società di aver fatto un bel colpo, ma così dovrebbe essere, spero che comunque nel proseguo non venga rovinato. Ma poi che dire più? Niente, ecco, diciamo che ci abbiamo sicuramente tirato più della Reggiana, perché il tabellino dice questo. E, una cosa, cioè, qui Aquilani, io una valutazione Aquilani, un voto Aquilani, 5, perché nel primo tempo è stata una devastazione, quindi 5 a Aquilani. Aquilani si deve mettere nella testa, io credo, una volta e per tutte, che la squadra da mettere in campo deve essere quella, cioè nel senso deve essere una squadra come abbiamo visto nella ripresa, quella deve essere la squadra facendo delle aggiustature. È vero anche che la rosa è lunga e Pisa ci sono tanti giocatori, e quindi per non creare lo scompiglio, così si dicevano, così voci, per non creare scompiglio negli spogliatoi viene dato spazio a tutti, ma non è così che funziona. La squadra che funziona è quella, cioè non puoi tenere fuori Arena, l'Alessandro, in taluni occasioni calabresi, e poi sto ragazzo che è arrivato. Questo teniamocelo caro e mettiamolo in rosa subito dentro, e questo è il discorso, insomma. Abbiamo visto com'è la situazione, noi se ci vogliamo salvare comodi, non dico puntare a niente, io dico salvare comodi, la formazione nel secondo tempo, secondo me, che ha giocato con la Reggiana, è sicuramente una formazione da tenersi cara, da tenersi alla stretta, e poi chiaramente quando poi sarà il caso uno fa dei cambi, delle piccole aggiustature, perché alla fine squadra che vince non si tocca, nel senso, una volta si diceva non abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, però praticamente abbiamo giocato per 45 minuti bene, gli altri 45 minuti abbiamo giocato, diciamo così, nel primo tempo abbiamo giocato, nel secondo tempo ci abbiamo messo veramente, veramente del nostro. Quindi bravi, 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 bravi Bonfanti, bravo Torregrossa che è entrato e ha fatto subito l'assist propositivo, eccetera, eccetera. Quando Torregrossa sta bene si vede e si vede bene, e si vede anche in campo. Bene ragazzi, io non mi allungo oltre, la chiudo qua, e io vi ricordo una cosa: pollice su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video sui social, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.